inviato Giuseppe Bisantis. Buonasera, buonasera Paolo Zauli, buonasera ai nostri radioascoltatori. Situazione, è il 24esimo minuto e sta maturando una sorpresa. L'Albino Leffe è in vantaggio sul Verona per 1-0 e attacca ancora con Piccini che calcia di sinistro rimpallato da un difensore del Verona. Il gol realizzato al 20esimo da Girasole, punizione di Cristiano dalla destra, Piccini ha prolungato di testa sul secondo palo dove ha postato Girasole sempre di testa, ha segnato. Perché sorpresa? Perché l'Albino Leffe è retrocesso ormai da un pezzo, perché il Verona è in piena corsa promozione, vincendo raggiungerebbe il Torino al secondo posto, perché tra le due squadre ci sono 48 punti di differenza e perché il Verona questa sera sta giocando praticamente in casa, visto che sono 4.000 i tifosi arrivati da Verona che occupano la curva alla nostra destra, la curva da poco intitolata a Pier Mario Morosini. Verona che adesso è in attacco e va a pareggiare il Verona con un gol messo a segno da Bielanovic, che riceve palla con il destro e spiazza il portiere Tomasi, che rimette il Verona in carreggiata per la gioia dei 4.000, anche perché insomma si stavano mettendo male le cose, perché il Verona non riusciva a reagire. E torniamo da Giuseppe Bisantis, perché dovrebbe essere anche ricominciato il secondo tempo di Albino Leffe Verona, quindi Giuseppe a te la linea. Puntualissimi, visto che la ripresa è iniziata da 25 secondi, ovviamente 1-1 il punteggio tra Albino Leffe e Verona. Innanzitutto devo fare una rettifica e le scuse agli ascoltatori, ho attribuito il gol del pari del Verona a Bielanovic, in realtà il gol è stato siglato dall'argentino Gomez, me ne scuso con i nostri ascoltatori. C'è stata comunque l'azione di Jorginho su all'assist, Gomez ha dato a girare di destro e ha battuto Tomasi. Ricordiamo ancora che l'Albino Leffe si era portato in vantaggio al 20esimo con un gol di testa di Girasole. Alla bandierina c'è Alfredson che parte con il sinistro, palla in aria, colpo di testa e pallone che termina di pochissimo al lato, ancora Gomez, l'autore del gol del pari del Verona, è andato vicinissimo al nuovo vantaggio, ha colpito lui di testa, c'è però questo calcio di punizione che va seguito perché siamo in posizione assolutamente interessante per il Verona ed è sempre Jorginho che batte i calci da fermo, si è spostato da destra a sinistra, qui calcerà con il sinistro, qui teoricamente potrebbe vedere lo specchio della porta, parte Jorginho, deviazione di testa, mischia in aria, Tomasic salva praticamente sulla linea bianca dopo una deviazione quasi a botta sicura di Pugliese, recupera però ancora Abate per il Verona, alza la testa, il cross deviato, difesa dell'Albino Leffe che amministra il pallone con Lebran e poi prova a ripartire ma sbaglia tutto Salvi, c'è ancora il Verona con Berrettoni, Salvi recupera su di lui e l'Albino Leffe può ripartire. 36 minuti nel corso della ripresa, Albino Leffe 1, Verona 1, Verona in avanti, la conclusione, il rimpallo salva partita da parte del difensore centrale Ondei, uno dei giovanissimi, classe 1994, che salva su una conclusione a botta sicura sempre di Gomez. Dicevamo, perché 11 contro 9, perché Cocco si è fatto male, uno dell'Albino Leffe è andato a soccorrerlo, il Verona in doppia superiorità numerica si era riversato in avanti. Il numero 14 del Verona, D'Alessandro, che viene messo giù, c'era una spallata che ci stava assolutamente tutta, vicinissimo il primo assistente dell'arbitro Cervellera, ossia il signor Schenone, che ha fatto cenno che doveva proseguire, e dalla panchina uno dei giocatori del Verona, uno di quelli che non è entrato, esattamente Kanji, è andato a protestare, adesso protesta anche Mandorlini, addirittura faccia contro faccia c'è un'espulsione dalla panchina all'indirizzo di un giocatore che non era uscito, ossia Abate, il giocatore sostituito da regolamento avrebbe dovuto raggiungere gli spogliatoi, è rimasto in panchina. Non solo, anziché nascondersi è andato anche a protestare, quindi l'arbitro lo ha espulso e quindi Abate salterà la prossima importante partita al Bentegodi sabato alle ore 18 contro il Varese, ma ha rischiato anche Mandorlini, che è andato addirittura a protestare faccia contro faccia con il primo assistente Schenone. C'è ancora il Verona con Berrettoni, il tocco è per Alfredson sulla tre quarti campo, l'islandese, tutto l'Albino Leffe a protezione dei propri 16 metri, vuole interrompere la spirale di 11 sconfitte consecutive. Ancora Verona, ancora il dribbling, il pallone che viene messo a centro, la deviazione, traversa ancora lì.
Vince Carelli, scivola sul piede d'appoggio, mischia paurosa in aria, Albino Leffe che prova ad allontanare, ma si resta lì, e ancora il Verona, la deviazione, il tiro, ancora traversa, risponde il Verona, tiro al volo, palla fuori, due traverse nel giro di 30 secondi, colte dal Verona, una con D'Alessandro, l'altra con Pickelman, portiere Tomasic ormai battuto al 93esimo, davvero il Verona ha avuto una clamorosa doppia opportunità per portarsi in avvantaggio, per conquistare questi tre punti. Sul primo c'è stata anche una deviazione del difensore del Biroleffe, poi c'è Carelli scivolato, poi la pallone è terminato sui piedi D'Alessandro che ha calciato con il destro, pallone sull'incrocio dei pali e poi allontanato e poi terminato sul fondo con un tiraccio da parte di Alfredson. Siamo al 93esimo, superato da 30 secondi, prevedevamo 4 minuti ma vi confermiamo che la lavagna luminosa non è stata estratta e dunque noi prevediamo i 4 di recupero, anche se c'è stato l'infortunio a Cocco e poi l'espulsione dalla panchina ad Abate. Ci avviciniamo al 94esimo, Albino Leffe 1 Verona 1, ancora Albino Leffe con Cocco, il tocco all'indietro per Di Cesare, poi per Torri, Torri va a servire ancora per la conclusione, Lanner sporca, pallone che termina sul fondo, scocca il 94esimo ma si gioca ancora, l'arbitro Cervellera di Taranto ordina che bisogna riprendere il gioco e riparte Frattali, il portiere del Verona. Il tocco è per Pugliese, sventagliata di Pugliese, pallone che arriva nella zona di Bielanovic, la sponda di testa, il controllo di Pickelman, ancora Alfredson al limite dell'area di rigore, l'apertura sul sinistro, va a rincorrere un pallone ma è stanco il Verona, non riesce a tenere in campo questo pallone, quindi l'Albino Leffe vede avvicinarsi la fine delle 11 sconfitte consecutive. Non serve a nulla per quel che riguarda la classifica, serve tanto per il morale e anche per la correttezza del campionato in corso, ma la Verona comunque continua ad attaccare, probabilmente a questo punto saranno 5 i minuti di recupero, ancora Verona, ma Albino Leffe non molla su nessun pallone, palla che termina in fallo laterale nei pressi della bandierina del corner, 10 secondi al 95esimo, ancora Verona, il pallone girato in aria, prova la conclusione al volo D'Alessandro, poi ci ripensa e dà all'indietro la corrente di un giocatore del Verona, forse l'ultima occasione, il cross al centro, allontana con un colpo di testa Ondei, l'arbitro lascia proseguire, rimessa con le mani in favore del Verona e a questo punto si andrà al 96esimo, 6 minuti di recupero, a questo punto direi eccessivi perché c'è stato l'infortunio ma prima di quello non ci sono state altre interruzioni, il cross in aria, tutti a vuoto, ancora deviazione, palla che termina in a corner e quindi ottavo tiro dalla bandierina in favore del Verona, uno ne ha battuto l'Albino Leffe, si continua a giocare, tutto il Verona va in avanti, la portiere Frattali è addirittura a centrocampo, a questo punto presumiamo 6 i minuti di recupero, un recupero lunghissimo per questo Albino Leffe Verona con un colpo di testa allontanato e questa volta c'è il triplice fischio dell'arbitro, sfuma una grande occasione per il Verona, delusione per i tifosi, 4.000 arrivati dal capoluogo scaligero che rimangono immobili, qualcuno adesso estrae le sue bandiere giallo e blu per cercare di incitare la squadra, ma davvero a questo punto il Verona vede praticamente sfumare la possibilità della promozione diretta che sarebbe stata anche concreta in caso di successo, visto che sarebbe stato agganciato il Torino al secondo posto, anche se il Torino domani dovrà recuperare una partita, ma per nulla fa lo stadio olimpico contro il Sassuolo. L'Albino Leffe fa davvero l'onore delle armi per la prestazione gagliarda e per il punto conquistato dopo 11 sconfitte consecutive. Entrambi nel primo tempo i gol, l'Albino Leffe si era portato in avvantaggio con Girasole al 20esimo minuto, il pareggio del Verona ad opera dell'argentino Gomez al 42esimo minuto. Albino Leffe che va a 26 ma ormai ultimo, può forse raggiungere il Gubbio e alla prossima partita giocherà proprio in casa degli Umbri. Verona che arriva a 74, raggiunge il Sassuolo, Sassuolo che dovrà giocare domani con il Torino. E allora dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Giuseppe Bisanti si ricorda il risultato finale del secondo posticipo della 40ª giornata del campionato di Serie B, Albino Leffe e Verona 1-1 e cede definitivamente la linea agli studi di Roma, a zona Cesarini, a Paolo Zauri.